Allora, assessore Luigi De Fanis, assessore alla sicurezza alimentare, all'igiene. Oggi lei ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del Festival della Ventricina e ha sottolineato come la Regione Abruzzo stia lavorando molto per la tutela dei consumatori, ma anche per stimolare la qualità dei prodotti. Certo, è importante anche preservare il consumatore. Infatti l'assessorato di cui mi occupo, veterinaria e sicurezza alimentare, ha il compito di seguire l'evoluzione di questo grosso prodotto che è la ventricina del Vastese, che ormai è diventato un prodotto di nicchia, un prodotto di grande originalità e di grande spessore enogastronomico, proprio per seguire tutte le varie fasi, dalla macellazione del suino, quindi la medicina veterinaria che ha avuto un'evoluzione importante in questi ultimi anni, fino alla lavorazione delle carni, alla produzione e alla messa sul mercato. Quindi ecco che si intersecano questi due grandi assessorati, che sono veterinaria e sicurezza alimentare da un lato e l'agricoltura da un altro. Quindi questo perfetto connubio tra me e l'assessore Febbo e la volontà di molti sindaci di quella zona del Vastese hanno reso possibile questa seconda edizione, che sarà sicuramente un successo.